Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura i dati che riguardano l'emergenza coronavirus, crescita non enorme ma costante del numero dei contagi al Covid-19 nella nostra regione. I nuovi casi infatti oggi sono 72, 15 i nuovi decessi che fanno salire la triste conta delle persone decedute a quota 194. La nota positiva è rappresentata dal numero in calo di persone tra terapia intensiva e non intensiva. Sentiamo il servizio di Jacopo Forcella. In Abruzzo si registra un aumento di 72 nuovi casi di positività al Covid-19 su un totale di 981 tamponi analizzati. Dall'inizio dell'emergenza sono dunque stati registrati 1931 casi di positività diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, anche attraverso l'Istituto Zooprofilattico di Teramo e l'Università di Chieti. 306 sono i pazienti ricoverati in terapia non intensiva, 57 in terapia intensiva, mentre gli altri 1203 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 15 nuovi decessi, che portano il totale a 194. 171 sono i guariti, di cui 146 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici e 25 che hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 16.847 test, di cui 11.188 sono risultati negativi. Del totale dei casi positivi, 199 si riferiscono all'ASL Avezzano sul Mona L'Aquila, 369 all'ASL Lanciano Vasto Chieti, 805 all'ASL di Pescara e 558 all'ASL di Teramo. Dei 72 casi positivi al Covid-19 registrati oggi, invece, 2 fanno riferimento all'ASL Avezzano sul Mona L'Aquila, 8 all'ASL Lanciano Vasto Chieti, 34 all'ASL di Pescara e 28 all'ASL di Teramo. L'Abruzzo è in linea con l'andamento nazionale dei dati sulla pandemia, lo confermerebbe il minor numero di ricoveri in terapia intensiva con un discostamento solo in ordine alla progressione dei positivi che, se in Abruzzo si mantiene costante, in Italia non cresce più in modo esponenziale. Queste alcune delle dichiarazioni dell'assessore alla salute della regione Abruzzo Nicoletta Verì, che traccia un bilancio rispetto alla curva epidemica abruzzese a ridosso delle festività pasquali e in prospettiva della fase 2. Una settimana fa le cifre dei nostri ricoveri, dice ancora la Verì, erano superiori, ma questo non significa che il pericolo è scampato o che l'emergenza sia finita. Al contrario, si raccomanda l'assessore alla sanità, rispettiamo le norme, stiamo a casa, è il momento di mantenere alta la concentrazione. Questo dunque il richiamo dell'assessore Verì. Tra l'altro fra poco, attorno alle 8:20, ci dovrebbe essere anche una conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in cui dovrebbe essere annunciato il prolungamento del lockdown in Italia. Noi proseguiamo con il nostro telegiornale, restando all'emergenza sanitaria, con il dottor Paolo Fazzi, che dirige il laboratorio di microbiologia dell'ospedale di Pescara, che è il riferimento regionale per la diagnosi del Covid-19. Andiamo a fare il punto della situazione su questa emergenza. Mentre sta aumentando la capacità di analisi dei tamponi, Fazzi ribadisce la sua netta contrarietà ai test sierologici a tappeto sulla popolazione. Sentiamolo. La ricerca sierologica da sola è fuorviante. Quindi l'indicazione che io do è che non bisogna effettuare solamente il test sierologico. Perché è fuorviante? Perché è fuorviante? Perché è dotato di non altissime sensibilità e specificità. Il gold standard diagnostico per quanto riguarda questa infezione è a tutt'oggi la ricerca tramite tampone dell'RNA virale. Ora, i test sierologici però, in un contesto di un laboratorio come di referenza come il mio,
possono essere effettuati a supporto del tampone e comunque il percorso deve essere effettuato e deve essere sempre gestito in un ambito di unità operativa complessa di microbiologia e virologia clinica. Il dottor Paolo Fazzi, direttore dell'unità operativa complessa di microbiologia dell'ospedale di Pescara, centro di riferimento regionale per la diagnostica della Covid-19, chiude la porta perentoriamente alla possibilità di fare a tappeto a tutta la popolazione i test sierologici rapidi per la ricerca dei contagiati da coronavirus. Su questa tipologia di test, ad esempio, il Veneto sta puntando molto e non più tardi di lunedì scorso è iniziata la prova sierologica su un campione di 200-300 casi di persone infettive e dipendenti della sanità, per cominciare a validare gli anticorpi neutralizzanti. In Abruzzo avevano seguito l'esempio veneto alcuni comuni della Marsica, che però sono stati diffidati dalla regione Abruzzo, che ha deciso di attenersi in maniera scrupolosa alle direttive del Ministero della Salute, il quale continua a ribadire la perplessità sull'utilità di questo tipo di indagine epidemiologica. Il dottor Fazzi poi ha fatto il punto sulle novità introdotte nel suo laboratorio per accelerare le risposte dei tamponi dopo l'affiancamento di IZS e il laboratorio della D'Annunzio di Chieti. La possibilità di aumentare il numero dei test, e questa situazione fortunatamente per quanto mi riguarda si dovrebbe realizzare dopo Pasqua con, diciamo, l'acquisizione di strumenti, diciamo, ad alta produttività, ci garantirà la possibilità di eseguire il test non già a tutta la popolazione, come qualcuno ha pensato di fare, che è del tutto inutile, estremamente costoso e non ci darebbe sicuramente alcun vantaggio, bensì a setting particolari di soggetti, quali operatori sanitari, detenuti, forze di polizia, giornalisti, come ha detto lei, lungodegenti in RSA, ospizi di vario tipo, forze di polizia. Allora, in questa maniera si riusciranno a trovare i soggetti asintomatici o pauci sintomatici che potrebbero essere fonte di contagio, e questa è, diciamo, dal punto di vista epidemiologico, la soluzione migliore per ulteriormente cercare di sconfiggere questo virus o comunque di ridurre in maniera considerevole il contagio. Infine, secondo il dottor Fazzi, se il contagio proseguirà con il ritmo attuale, si può prevedere un'uscita dall'emergenza non prima della fine di maggio. Attualmente la situazione è ancora critica, ma diciamo è una situazione che veramente ci fa sperare per il meglio. Sono diminuiti i ricoveri, i posti di rianimazione non sono più saturi, e quindi in pratica stiamo, secondo me, più che sul picco, su una specie di plateau che a breve, secondo me, ci porterà verso una discesa, verosimilmente non molto ripida purtroppo, però ovviamente avendo affrontato in questa maniera questa pandemia, ovviamente abbiamo avuto però un minor numero di morti sicuramente, e un minor numero ovviamente di infetti. Quando finirà? Io ovviamente non lo posso dire, non lo posso sapere. Mi auguro che il tutto possa finire per la fine di maggio oppure per i primi di giugno. Ecco, quello è l'augurio. Speriamo che sia così. L'Istituto Zooprofilattico di Teramo ha sviluppato una app che, se scaricata sul telefonino, aiuta a tracciare i casi positivi da Covid-19 ed evitare così il contagio. La nuova applicazione si chiama Epic, sarà facile da usare ma efficace solo se il 60% della popolazione deciderà di dotarsene. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Anche lo smartphone diventerà un'arma preziosa contro il coronavirus. Si chiama Epic ed è un'app per i dispositivi mobili in grado di tracciare e controllare i casi di contagio da Covid-19. Ad averla sviluppata è stato l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise di Teramo, che ha risposto con questa invenzione all'iniziativa promossa dai Ministeri dell'Innovazione Tecnologica, dell'Economia e della Ricerca. Il gruppo di lavoro che ha creato l'app è guidato dall'ingegner Luigi Possenti, responsabile del Centro Servizi Nazionale Anagrafi degli Animali dell'IZS Caporale. Dottor Possenti, ci spiega semplicemente come funziona quest'app? Si basa su un principio abbastanza
abbastanza semplice, cioè la possibilità dei telefonini di comunicare tra di loro attraverso il sensore del Bluetooth. E quindi fondamentalmente l'app è stata pensata per fare in modo che ciascun telefono riesca a tracciare i telefoni con i quali entra in contatto ravvicinato. L'utente cosa deve fare in particolare? Ma l'utente nulla di particolare, deve soltanto installare l'app e si installerà da uno degli store, come si installano tutte le app diciamo che vengono distribuite normalmente, e poi deve soltanto attivarla o disattivarla. Cosa avrebbe scritto sul cellulare? Quale sarebbe la notifica che arriva? Lui sul cellulare non ha nulla fino a quando l'autorità sanitaria non decide di mandare un messaggio, e il messaggio le autorità sanitarie possono mandarlo soltanto nel momento in cui, avendo identificato un soggetto positivo, risultato positivo, estraggono dal cellulare del positivo l'elenco dei contatti, quindi l'elenco dei codici, dei telefonini che sono venuti a contatto con lui nei giorni precedenti. E in quel momento l'autorità sanitaria identifica i contatti più a rischio, quelli che hanno avuto una maggiore frequenza, quelli che sono stati molto più vicini, quelli che sono stati per molto tempo a contatto con il soggetto risultato positivo, e solo in quel momento, scegliendo quindi i codici dei telefonini dei soggetti più a rischio, l'autorità sanitaria manderà un messaggio su quei telefonini, senza sapere a chi lo sta mandando, però gli manderà un messaggio. Dottor Possenti, ma per funzionare dovrebbe essere obbligatorio per tutti scaricare l'app? Allora, ci sono degli studi degli studi scientifici che dicono che sistemi di questo tipo, cioè di tracciamento, di contact tracking, come viene detto, sono efficaci se almeno il 60% della popolazione ha installato un'app del genere. Perché si chiama EPIC? EPIC è l'acronimo di Epidemic Control, però è anche un nome, insomma, evocativo. Stiamo forse vivendo un momento epico che sarà ricordato nella storia. La marineria pescarese piange la scomparsa di Mimmo Grosso, figura carismatica, portavoce dei pescatori, autore di tante battaglie per la difesa della flotta del capoluogo adriatico e non solo. Prima della tumulazione il feretro si è fermato al Porto Canale, dove ha ricevuto l'omaggio commosso di tutta la marineria. Vediamo il servizio. Il suono delle sirene delle barche, compagne di una vita passata fra le onde del mare Adriatico, hanno accompagnato l'ultimo viaggio di Camillo Grosso, per tutti Mimmo, per anni alla testa degli armatori di Pescara. Grosso è stato il punto di riferimento della marineria del capoluogo adriatico, che nell'ultimo decennio ha dovuto fronteggiare tante difficoltà: la mancanza del pescato, i problemi del mare e poi, primo fra tutti, l'insabbiamento del Porto Canale. Mimmo è stato uno di quelli che ha saputo portare avanti, ha elevato il livello culturale di tutta la marineria pescarese, ma io dico abruzzese, perché è riuscito a portare a termine una battaglia per quanto riguarda la difesa della sicurezza in mare dei pescatori, il dragaggio. Mimmo è stato in grado di convincere tutte le imprese della pesca di stare un anno fermo e far capire loro che stare fermi in banchina significava sensibilizzare il governo e a dare loro il giusto merito. I colleghi della marineria lo hanno voluto omaggiare con il suono delle sirene, ma soprattutto con un lungo e commovente applauso. Mimmo Grosso, 58 anni, ha lottato fino all'ultimo contro il Covid-19, che lo ha strappato ai suoi affetti più cari in appena un paio di settimane, dalla fine di marzo, in cui aveva postato la sua foto nel letto dell'ospedale di Pescara, in cui era stato ricoverato per la prima crisi respiratoria. Ieri c'è stato il decesso, dopo l'ultimo disperato tentativo di salvarlo all'interno della rianimazione dell'ospedale di Atri. Dopo l'omaggio al Porto Canale, il feretro è ripartito per il funerale che si è tenuto questo pomeriggio all'interno del cimitero di Pescara Colli. Un addio intimo e breve, come dettato dal decreto del governo contro il coronavirus, che ha vietato le funzioni religiose.
Andiamo avanti, adesso ci spostiamo nell'area Peligna. Parla Anna Maria Casini, sindaco di Sulmona, riguardo le condizioni del carcere e della clinica San Raffaele. Vediamo il servizio di Eleonora Simeoni. Il virus colpisce al cuore la città di Sulmona. Altri due gli agenti di polizia penitenziaria in servizio al carcere Peligno che sono risultati positivi al Covid-19. Solo qualche giorno fa l'ufficialità del primo caso di contagio nell'istituto penitenziario della città ovidiana. La CGL ha lanciato l'allarme per lo stato di salute di tutta la collettività del carcere. Il primo cittadino, Anna Maria Casini, è intervenuto affermando che per il momento la situazione non desta grandi preoccupazioni. Per il momento non desta grandi preoccupazioni perché dopo il primo caso è stata fatta immediatamente una mappatura e isolate i possibili contatti più a rischio, e quindi su 21-22 persone che sono state tamponate sono risultati 3 positivi che sono stati prontamente messi in sorveglianza attiva. Nessuno di questi ha avuto contatti con i detenuti. So che il direttore ha chiesto comunque di intensificare anche l'attività di tamponatura anche su altro personale. I detenuti sono gestiti all'interno della struttura penitenziaria, per cui ci sono tutti i protocolli che sono stati definiti. Io sono in contatto quindi con la dirigenza e a disposizione per cercare eventualmente di dare una mano. Prosegue il monitoraggio della situazione nella clinica San Raffaele, dove sono 42 i contagi accertati tra pazienti e operatori sanitari. Sabato io ho emesso un'ordinanza sindacale per proprio anche lì creare una cintura di isolamento e consentire in tempi brevi di completare una mappatura esaustiva di oltre ai pazienti che erano stati già diagnosticati, di verificare anche il resto del personale, soprattutto anche i parenti, la cintura più stretta. Il dipartimento sta completando questa attività, per cui probabilmente per sabato avremo il quadro completo. E oggi a Sulmona ci sono 50 casi accertati, di cui 42 afferenti proprio alla San Raffaele, quindi il problema è che chiaramente all'interno della San Raffaele operano persone che sono cittadini di Sulmona, quindi in queste settimane possono aver avuto anche contatti esterni, e per questo la grande preoccupazione per la quale questo focolaio può diventare un focolaio cittadino. C'è un'inchiesta di omicidio colposo contro la proprietà della clinica San Raffaele? Di questo io non sono informata da un punto di vista formale, credo ci siano stati degli esposti. Un ventenne di Tortoreto, LVD, le sue iniziali, è stato prelevato dai carabinieri della compagnia di Alba Adriatica dal centro di igiene mentale di Giulianova in esecuzione di un ordine d'arresto emesso dal GIP del Tribunale di Teramo Marco Procaccini su richiesta del PM Stefano Giovagnoni, perché accusato di tentato omicidio aggravato dopo aver accoltellato il padre sabato scorso all'interno della abitazione di famiglia a Tortoreto. La vittima dell'aggressione, colpita sul lato sinistro della schiena, è stato sottoposto ad intervento chirurgico presso l'ospedale Mazzini di Teramo ed è tuttora ricoverato nel reparto di chirurgia toracica. Fortunatamente non versa in pericolo di vita. Andiamo avanti e cambiamo argomento. Con i 5 milioni reperiti nella legge quadro che il Consiglio regionale ha approvato la scorsa settimana, l'Abruzzo ha completato la sua parte di cofinanziamento rispetto al Ministero dello Sviluppo Economico per i progetti delle grandi aziende abruzzesi. Ora è disponibile una somma complessiva di 554 milioni di euro. Sentiamo i dettagli nel servizio di Paolo Renzetti.
Milioni di euro a disposizione delle grandi aziende che hanno presentato dei programmi, che sono dei progetti che sono stati ritenuti strategici sia dal Ministero e sia dalla Regione Abruzzo. Ecco perché parliamo di cofinanziamento, 554 milioni di investimenti privati, a cui c'è un finanziamento importante del Ministero, a cui c'è un finanziamento importante della Regione Abruzzo. Attenzione quindi alla ripresa delle attività, perché è vero sì che dobbiamo stare attenti soprattutto alle piccole e medie aziende, che ne sono tantissime, sono la struttura portante della nostra economia, ma è altrettanto vero che l'Abruzzo è la regione più industrializzata del centro-sud e io credo anche un pochino di più. E questa partecipazione così importante del sistema industriale ai bandi che vengono fatti dal Ministero lo dimostra soprattutto il fatto che vengono portati avanti nonostante questo momento particolare. Ecco perché ci teniamo a dimostrare che la fase 2, per quanto riguarda la Regione Abruzzo, sarà una fase di ripartenza, di conferma di quello che abbiamo, ma soprattutto di incremento del valore aggiunto che possiamo apportare. Fondi che arriveranno e saranno disponibili da quando? Fondi che sono stati dichiarati disponibili da subito, perché abbiamo già mandato la comunicazione al Ministero dicendo che in bilancio, con l'ultima nostra manovra che abbiamo fatto, la legge che è stata pubblicata qualche giorno fa, abbiamo potuto iscrivere gli ultimi 5 milioni che mancavano rispetto alla cifra complessiva di 16 milioni di euro per arrivare a completare la nostra partecipazione a questo progetto. Quindi soldi liberi, soldi che ci permetteranno di andare settimana prossima a sottoscrivere un importante accordo di programma di sviluppo che riguarda una serie di aziende, 7, capofila la Fater, che riguarda l'economia circolante, di cui parliamo di 109 milioni di euro di investimenti, su cui l'Abruzzo chiaramente pone un occhio di riguardo in maniera attenzionata. Come funzionerà questo progetto? Sì, CLIP è un accordo di programma cofinanziato dalla Regione Abruzzo e dal Ministero per investimenti nell'ambito del cluster dell'igiene della persona, investimenti che riguarderanno sostanzialmente iniziative tutte legate alla sostenibilità ambientale e all'efficientamento energetico e anche con una parte di ricerca e innovazione molto importante. Mi piace ricordare soprattutto che sono 7 aziende tutte abruzzesi che esprimono circa 3 miliardi di fatturato complessivamente con circa 3.000 dipendenti. Il progetto verrà svolto tutto in Abruzzo e prevede un abbattimento complessivo il 75% dei rifiuti industriali prodotti attraverso la valorizzazione degli stessi in un centro di recupero dei rifiuti stessi e trasformazione in materie prime seconde, ai sensi del decreto Costa del maggio del 2019. Ed è il più grande accordo di programma mai sottoscritto dal Ministero dello Sviluppo Economico in termini di sviluppo ambientale in Italia. Oltre alla crisi sanitaria, a risentire del nuovo coronavirus è anche il comparto zootecnico. Infatti nel periodo pasquale è calata notevolmente la richiesta di pecore ed agnelli per una stima attorno al 35% di invenduto che dunque resterà nelle stalle. Ulteriori problemi ci saranno in futuro per i quasi 1.000 pastori presenti nella nostra regione. Vediamo il servizio di Stefano Recanati. Pietro Paolo Martinelli, consigliere di Coldiretti Abruzzo e presidente ARA, si avvicina la Pasqua, un comparto zootecnico che purtroppo adesso vive un'ulteriore difficoltà. La filiera ovicaprina in questo momento è forse la più colpita dell'intero comparto zootecnico, stalle che purtroppo sono piene di capi che non riescono, quindi parliamo di agnelli che non riescono a trovare sbocchi di mercato, perché purtroppo il canale Horeca è completamente fermo e l'impossibilità di assembramenti durante le prossime festività hanno portato appunto a un calo drastico della richiesta. Abbiamo lavorato in maniera molto intensa nelle scorse settimane, ci siamo adoperati sia come Coldiretti sia come ARA. Come Coldiretti è stato molto importante attivare comunque il salva spesa Made in Italy, quindi incentivando, diciamo, la popolazione a consumare solo italiano e a
far sì che la GDO acquisti prodotti italiani, per combattere quei fenomeni di speculazione soprattutto dei paesi esteri concorrenti che importavano nella nostra nazione agnelli a prezzi stracciati che per i nostri allevatori è impossibile tenere il passo e rimanere concorrenziali. Stimiamo che rimarrà alla fine di queste festività un 35% di venduto nelle nostre stalle e anche purtroppo quello che è stato venduto a prezzi molto bassi. Stiamo lavorando anche a dei progetti per il dopo festività affinché quei capi che rimarranno in stalla in qualche modo potranno essere consegnati anche dopo le festività. Stiamo lavorando appunto anche con la regione per trovare delle soluzioni e anche degli incentivi per i pastori. In Abruzzo si stimano circa 1000 pastori e non possiamo permetterci assolutamente che al termine di queste festività nemmeno uno di questi decida di chiudere la propria attività. Adesso ci occupiamo di trasporto pubblico. Tua non guadagna è uno dei tanti contraccolpi di questa emergenza coronavirus che sta creando non pochi problemi al trasporto pubblico regionale. Intanto il Partito Democratico chiede misure a sostegno dei pendolari. Vediamo il servizio di Giuseppe Dintino. Già attualmente abbiamo ricavi prossimi allo zero, noi abbiamo cercato di fare tutto quello che potevamo fare sia per contrarre i costi sia per affrontare questa problematica nuova. È stato ricorso alle ferie pregresse da parte dei dipendenti, ricorso alla cassa integrazione, abbattimento di tutti quanti una serie di costi, ma è evidente che tutto ciò non basterà perché rispetto al minor carburante speso ci sono state spese importantissime per la sanificazione, quindi ci sono meccanismi di compensazione e dicevo appunto che le problematiche della seconda fase non potranno che essere affrontate in un discorso complessivo e dovrà investire anche la regione Abruzzo. Nessun guadagno per Tua, l'azienda di trasporto pubblico abruzzese. A causa dell'emergenza coronavirus le corse sono state ridotte e i pochi mezzi in giro sono pressoché vuoti. La popolazione viaggia pochissimo, ci sono solo alcune cose in cui rileviamo delle presenze che sono comunque marginali e le difficoltà che abbiamo anche segnalato in alcune circostanze emerge dal fatto che Tua, avendo sostanzialmente più comuni limitrofi che serve, ha dovuto prestare particolare attenzione allo spostamento da comune a comune, cosa che in alcune circostanze non aveva giustificazione da parte di coloro i quali si stavano servendo del mezzo pubblico. I mezzi pubblici sono sanificati, ma continuano a rappresentare un rischio per chi è costretto a usufruirne per andare al lavoro o fare la spesa. Inoltre, tramite gli autobus è possibile spostarsi liberamente da comune a comune, eludendo più facilmente i controlli. Siamo partiti dalla immediata sanificazione e fornitura dei presidi individuali ai nostri dipendenti, la sanificazione degli uffici, dell'officina, degli autobus che giornalmente sono oggetto di tutta una serie di misure così come previsto dalla legge. Intanto il PD abruzzese chiede misure a sostegno di studenti e lavoratori pendolari. Molti infatti si erano già muniti di titolo di viaggio e abbonamenti per recarsi a scuola e in ufficio, ma ovviamente in questo periodo non possono usufruire delle corse già pagate. Così nell'ultimo consiglio regionale l'opposizione ha proposto di stabilire la possibilità di recuperare in seguito i trasporti già pagati, ma finora dalla regione nessuna risposta ai pendolari. L'amministrazione comunale di Civitella Casanova, per bocca del vice sindaco Augusto Recca, ha voluto subito replicare alle dichiarazioni rilasciate questa mattina alla nostra emittente dal consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Blasioli, che aveva parlato di abbandono dell'area Vestina da parte
dell'amministrazione regionale. Secondo secondo l'amministrazione comunale di Civitella, l'attuale maggioranza regionale non ha mai abbandonato il loro comune in questa fase difficile. Sentiamo il servizio. Ma la chicca, diciamo, è l'ultimo annuncio del presidente Marsiglio. Tamponi per tutti, anche nell'area Vestina. Annuncio di 2 giorni fa e purtroppo però gli amministratori del territorio non sanno assolutamente nulla di questo. Sono stati raggiunti da centinaia di telefonate per chiedere spiegazioni sui tempi, sulle modalità, eccetera, ma non hanno saputo dire assolutamente nulla. Quindi abbandono totale in termini di ritardo, in termini di mancata condivisione anche di momenti costruttivi che abbiamo portato avanti con gli amministratori di Farindo, Montebello, Civitella, Penne, Picciano e ora adesso anche questa ennesima presa in giro. Io chiedo innanzitutto che si faccia una riunione urgente con gli amministratori locali per armonizzare le regole, per fare in modo che nell'area rossa ciascun comune abbia le stessissime regole, perché è molto importante per questi amministratori. Chiedo che si tenga conto in particolare di chi produce nell'area Vestina e chiedo soprattutto che ci sia un raccordo con gli amministratori anche in termini sanitari proprio per questi tamponi. La replica al consigliere regionale del PD Antonio Blasioli non è tardata ad arrivare. A rispondere al consigliere di centrosinistra che aveva sollevato problemi riguardanti una sorta di abbandono degli amministratori dei comuni all'interno della zona rossa istituita in area Vestina, il vice sindaco di Civitella Casanova Augusto Recchia, il quale parla di nessuna lamentela dell'amministrazione comunale ai piani alti della regione Abruzzo, anzi al contrario di una costante vicinanza della regione al comune pedemontano Vestino in questo momento difficile. Noi siamo costantemente in contatto sia con il presidente Marsiglio, con l'assessore Verì e con tutti gli altri membri sia della giunta che del consiglio regionale, i quali si sono sempre dimostrati disponibili e attenti alle nostre esigenze. Certo, in queste condizioni problematiche, con carenza di personale, scarsità di reagenti e eccetera eccetera, tutte le altre problematiche che questa situazione emergenziale sta comportando, diventa veramente difficile far fronte in maniera impeccabile al problema Covid e neanche si può richiedere al presidente Marsiglio di organizzare con 48 ore una serie di tamponi a tappeto su tutti i comuni della zona rossa, neanche avesse a disposizione la bacchetta magica. Io mi aspetto pubblicamente le sue scuse, ma non per me o per gli amministratori di Civitella Casanova, ma per tutti quei cittadini che lui rappresenta e per il suo ruolo che riveste. Adesso andiamo a Lanciano, dove proseguono i controlli per scovare persone che non si attengono ai decreti governativi che riguardano le misure restrittive per limitare il contagio da coronavirus. Andiamo ad ascoltare il bilancio che traccia di queste attività la Guardia di Finanza. Quasi un mese di controlli nel bilancio della Guardia di Finanza di Lanciano. Il capitano Alessandro Spada fa il punto in via Ferro di Cavallo con pattuglie giunte anche dal comando provinciale di Chieti. Diversi verbali elevati anche nelle ultime ore. Sostanzialmente però i lancianesi si comportano abbastanza bene. E allora, dall'inizio delle attività abbiamo effettuato centinaia di controlli a esercizi commerciali e a persone fisiche. Devo dire che i lancianesi in particolare si comportano abbastanza bene, abbiamo effettuato comunque oltre 30 verbali ai trasgressori. Di questi 30 in particolare abbiamo sanzionato 2 ristoratori, i quali tenevano aperto per l'asporto il loro ristorante pizzeria, non limitandosi alle sole consegne a domicilio. Per questi ultimi è stata anche richiesta la sospensione dell'attività al prefetto, come previsto dalle norme in vigore. Sono stati trovati automobilisti che a Lanciano venivano da altri paesi? Sì, esatto, infatti in questo momento è possibile spostarsi da un comune all'altro solo per casi di assoluta urgenza e quindi non va bene la scusa, la motivazione che uno deve andare a fare la spesa, che potrebbe fare tranquillamente nel proprio comune. E da quando c'è stata questa modifica nella norma effettivamente abbiamo trovato molti più trasgressori cantano le scuse più assurde ma comunque vengono sanzionati.
Per i prossimi giorni si intensificheranno i controlli in vista della Pasqua e soprattutto della Pasquetta? Assolutamente sì, ci aspettiamo che comunque qualcuno tenti di muoversi e di andarsi a fare una scampagnata, e i controlli sono stati intensificati notevolmente diretti a quelle zone dove è più possibile trovare qualcuno che magari vuole uscire per fare un picnic o una semplice scampagnata. E a Lanciano, così come in tutto l'Abruzzo, sarà un triduo pasquale molto particolare quello di quest'anno. A Lanciano questa sera si sarebbe dovuta svolgere la processione del Cireneo Scalzo, di cui state vedendo le immagini dello scorso anno, costretta per la prima volta dopo quattro secoli, dopo 412 anni, a non essere celebrata, almeno nella sua forma rituale e normale. Infatti, attorno alle 10 dalla chiesa di San Filippo, sede della Arciconfraternita Morte e Orazione, il Cireneo Scalzo potrebbe uscire per una camminata solitaria per le vie di Lanciano, dove è stata predisposta una filodiffusione per far sentire il suono della raganella, il tradizionale suono che accompagna il cammino del Cireneo Scalzo che porta la croce. E poi c'è tutta una suggestiva illuminazione per così rendere partecipe lo stesso la città di questo antichissimo rito, ironia della sorte, nato proprio per una epidemia, quella della peste, che ha generato, come racconta il priore Raffaele Sabella, questo tipo di rituale. La confraternita è nata mentre imperversava la peste, racconta Sabella, quando un gruppo di galantuomini decise di dare degna sepoltura a quanti morivano per strada e per le case. Non è mai accaduto dal 1608 che il sodalizio fermasse i suoi riti, decisione che è stata presa dall'arcivescovo di Lanciano, Emidio Cipollone. E noi proseguiamo con il nostro telegiornale con un messaggio che arriva dal presidente del Pescara Calcio, Daniele Sebastiani, in occasione delle festività pasquali. Il presidente ha voluto rivolgere un pensiero ai tanti tifosi e non che sono alle prese con l'isolamento forzato. Stiamo vivendo un'esperienza surreale, ma in questo giorno così significativo, dice Sebastiani, quale la domenica di Pasqua, raccomando a tutti di mettere da parte ancora una volta il senso di solitudine, di soprassedere alla tristezza che inevitabilmente ci coglierà per la lontananza dei nostri cari, in modo tale da avere la sicurezza di poterli rivedere quando sarà possibile. Da parte di tutta la famiglia del Pescara Calcio, continua Sebastiani, non può mancare un pensiero particolare a tutti i nostri fratelli che non sono riusciti a sconfiggere il virus e che purtroppo non saranno più tra noi. Che un caloroso abbraccio vada a tutti i loro familiari. Nel corso di questa guerra tutti abbiamo avuto le nostre vittime, prosegue Sebastiani, era inevitabile ma non per questo meno doloroso. Nel loro rispetto vi invito nuovamente a non violare la quarantena, continuiamo a combattere simbolicamente il nostro nemico di turno, restiamo a casa e sono certo che alla fine vinceremo noi. Nella speranza di rivedervi presto tutti insieme a svolgere il lavoro che più vi piace, a condividere ognuno coi propri cari e amici la propria vita quotidiana, vi mando un abbraccio simbolico e vi faccio tanti auguri per l'imminente festività pasquale. Queste le dichiarazioni di Sebastiani. È tutto per questa edizione del telegiornale. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.